Il tour dell'autore che oggi tocca anche la città di Roma con la nostra intervista radiofonica. Do il buongiorno e il benvenuto a Francesco Saccente su Radio Cusano Campus. Sì, buongiorno a tutti, un saluto particolare agli ascoltatori. Poco fa abbiamo parlato degli adolescenti in rete, abbiamo analizzato come sono cambiati gli adolescenti, come sono cambiate le famiglie, come ci ha cambiati la rete. Il tuo libro, devo dire, mette un po' paura perché tira fuori tutte le negatività possibili legate alla rete. Quindi come dovremmo comportarci per ovviare a situazioni incresciose come quelle che racconti in Doppia Trappola? Secondo te? Sì, Annalisa, innanzitutto il libro non vuole demonizzare lo strumento eccezionale che appunto che è Internet, serve appunto per mettere in guardia tutti quanti, perché molto spesso, io l'ho documentato tantissime volte con la mia telecamera, molto spesso quello che inizia virtualmente su Internet, se malauguratamente si incrocia un individuo un po' losco, un pedofilo, un maniaco, quello che vogliamo, e questo contatto virtuale nato sulla rete poi diventa reale, ecco, lì nascono poi dei problemi. Noi a Genitori si diventa ci occupiamo, come ben sai, di genitorialità e adolescenza. Il sì. Tuo libro, Doppia Trappola, come intreccia il nostro progetto radiofonico? C'è un sostanzioso capitolo in cui la politica italiana, che è tra le nostre eccellenze ed è invidiata in tutto il mondo, indaga su quello che è il mondo pedopornografico, per cui vengono monitorate da agenti che si spacciano per bambini e controllano tutte le frequentate degli adolescenti. E lì nasce appunto l'analisi, l'investigazione, l'addescamento alla ricerca appunto dei pedofili. Consiglierei ai genitori innanzitutto di fare un buon uso di quello che è soprattutto un social network che va per la maggiore, che è Facebook. Io inviterei a tutti i genitori in ascolto, e lo faccio sempre anche durante le presentazioni del libro, di evitare ad esempio di pubblicare foto dei propri figli sulle proprie bacheche, perché spesso, anzi quasi sempre, sì, Facebook è diventato il posto migliore per i pedofili per copiare, incollare le foto dei minori e utilizzarle per i loro scopi. Doppia Trappola è l'ultimo libro di Francesco Saccente, è un cyber thriller, come abbiamo già detto, è uno tra i più noti esperti cameraman freelance nazionali, ha già pubblicato altri lavori su questo argomento e questa mattina è stato ospite a Genitori si diventa. Buona scrittura e ci sentiamo presto, Francesco. Grazie per l'invito, un saluto a tutti.